Siamo qui con Andrea Nicolai, coach della Fiorentina Basket, dopo la sconfitta maturata su un campo difficile come quello dell'Usempoli, una partita che purtroppo la Fiorentina non è mai riuscita a dare il colpo di reni per rimettere in pari, e quindi alla fine Giannini e Mariotti hanno poi sentenziato poi anche la sconfitta per la Fiorentina. Ma innanzitutto sapevamo che era una partita molto dura contro la squadra che ha la miglior difesa del campionato su un campo molto difficile. Partita affrontata senza due giocatori del quintetto, quindi al di là della loro mancanza, diciamo, di qualità, quello che si è evidenziato è proprio una problematica di numero, no? Empoli ruota 10 giocatori, tutti con qualità per stare in campo in Serie B. Il loro decimo giocatore gioca 11 minuti di media. Noi alla fine eravamo veramente 7 effettivi e l'energia è mancata su certe situazioni, per esempio sui rimbalzi d'attacco, dove abbiamo subito molto. Loro sono andati a prenderli con energia, con dinamismo, e noi eravamo un po' sulle gambe. Detto questo, fermo restando che quando si perde nello sport non si può mai essere contenti, torniamo a casa, e torno a casa con degli spunti interessanti, perché nonostante queste difficoltà, nonostante la brutta giornata, la serata negativa al tiro e ai tiri liberi, siamo rimasti in partita vivi fino alla fine, con grande carica, grande voglia. Questo mi dà grande fiducia per il futuro. Era un passaggio importante in un percorso di crescita di questa squadra, che alla fine alleno da un mese e mezzo. Un percorso di crescita da compiere passo dopo passo, e oggi è un'esperienza importante in un campo difficile con una squadra molto compatta che ha un nucleo storico, che gioca insieme da svariati anni. Invece sugli altri campi Omegna vince, lo stesso Moncalieri, e quindi anche in classifica poi la Fiorentina viene presa da Empoli, e comunque ecco, la corsa playoff continua. Sì, noi non dobbiamo tanto farci influenzare dalla classifica, che è soggetta magari a alti e bassi dovuto al calendario, dovuta magari a infortuni delle squadre, così. Noi sappiamo che dobbiamo avere in testa l'obiettivo dei playoff, che è un obiettivo difficile perché la lotta è almeno a 9 squadre. Sappiamo che abbiamo degli scontri diretti negativi, come quello con Empoli. Ora siamo 2-0 avendo perso la prima in casa, a Piombino idem, e abbiamo da guadagnarci il nostro obiettivo col lavoro quotidiano e tenendo la testa bassa negli allenamenti settimanali.